parla delle prospettive future nel mondo dell'estetica, nel mondo degli acconciatori. Un'idea è quella dell'affitto della poltrona. Cosa può portare questo? Ma credo che questa è un'opportunità da sfruttare, è un'opportunità nuova, che è un vento nuovo che dopo tanti anni ci si unifica agli altri paesi che ormai, paesi anglosassoni, che era da diversi anni credo che abbiano già effettuato questa tipologia, e ad oggi credo che quasi l'80% degli esercizi anglosassoni ricoprano questa soluzione. Quindi si tratta di un modello nuovo, di sinergia tra i vari imprenditori del settore, tra i vari commercianti? Sì, perfetto, è un modello nuovo di sinergia, che sono praticamente due persone fisiche che riescono a stare nella solita attività, logicamente con i dovuti criteri, con le dovute situazioni contrattuali che si dovranno mettere in adeguamento. Essendo da tanti anni in questo settore, molto conosciuto anche qui ad Arezzo, quali sono le prospettive future? Ma le prospettive future speriamo sempre in un qualcosa di più qualificato, perché oggi purtroppo stiamo passando anche dei momenti abbastanza difficili per quello che è l'economia globale, e nello stesso tempo ci auguriamo che anche queste tante persone che vengono un attimino illustrate della tipologia "io smetto, me ne vado a fare un po' di lavoro abusivo", si cominci a renderci conto anche di quello che abbiamo intorno, cioè che la qualità e la professionalità di un esercente che ha l'attività aperta credo che sia molto importante. Ecco, con la crisi è cambiata la tipologia del cliente? Ma il cliente per fortuna è sempre stato molto attento, molto attento e diciamo abituato a controllare il prodotto, a controllare tutto quello che viene utilizzato all'interno dei negozi. Logicamente bisogna sempre stare molto attenti, perché oggi il commercio è variopinto.